siamo a Comacchio, poco prima di un grande stage sui campi, sull'orticoltura trasparente. Luciano Trentini, con te vogliamo parlare di questa Asparagus, il Mondial Day che si tiene a Cesena dal 16 al 18 ottobre. Siccome sei stato uno degli inventori, insieme al grande francese ispiratore degli asparagi, del mondo dell'asparago come te, ci parli un po' di questa grande iniziativa. Sì, dunque questo è un avvenimento che nasce appunto dalla collaborazione con Christian Beff, un esperto a livello mondiale di asparagi, con cui abbiamo frequenti, diciamo così, incontri, frequenti scambi di opinioni, di idee su questa cultura, e la fiera di Cesena che ci ospita in questa prima iniziativa, con un accordo fra Christian Beff e la fiera stessa, per divulgare questa cultura e per far vedere quanto di meglio sull'asparago oggi c'è nel mondo. Perché dico nel mondo? Perché naturalmente oggi intanto abbiamo raggiunto già a questo periodo di 50 espositori, una cinquantina di espositori provenienti da tutto il mondo, olandesi, francesi, italiani, spagnoli, eccetera, e nello stesso tempo una folta schiera di appassionati dell'asparago, ma soprattutto di imprese importanti che si occupano di asparago, che saranno a Cesena per vedere appunto quanto di meglio oggi c'è nell'asparago e soprattutto cercare di capire quale futuro dare a questa cultura. Che è una cultura di valore. Che è una cultura soprattutto di alto valore aggiunto, non tanto in termini di superfici quanto in termini proprio di valore aggiunto per i produttori. Devo dire che il parterre dei relatori è molto importante, dai sudamericani ai cinesi, agli italiani, ai francesi. Ho visto su internet e sul web il tuo intervento con i cinesi anche. Sì, 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 avremo modo di interloquire attorno a questa cosa per cercare di mettere assieme tutte quelle che sono le maggiori esperienze. Hanno già dato adesione canadesi, hanno già dato adesione messicani, cileni, peruviani. E quindi ci aspettiamo dall'est europeo, ma anche e soprattutto dalla Germania, e Francia e Spagna, quindi un congresso a livello mondiale che vedrà tutti gli attori della filiera partecipi a questo evento. Saranno 3 giorni molto pieni. Saranno 3 giorni intensi, una prima giornata dove prima faremo conferenze, quindi cercando di spiegare l'importanza della asparagicoltura nel mondo. Il giorno seguente le migliori tecniche di coltivazione, il terzo giorno visite tecniche in Emilia Romagna e in Veneto, perché siccome abbiamo la presunzione di non essere secondi a nessuno, è chiaro che abbiamo anche noi da far vedere non grandissime estensioni o grandissime superfici, ma alta tecnologia. E tra le altre cose poi gli asparagi saranno freschi, quelli che verranno assaggiati poi anche. Sì, questa dunque, è l'eccezionalità dell'esperienza. Stiamo lavorando per... Uno degli obiettivi del convegno è anche quello di far sapere quando e come coltivare gli asparagi. In questo modo i cinesi oggi stanno tirando fuori nuove tecniche proprio per cercare di raccogliere un periodo molto più lungo nell'arco dell'anno. Noi abbiamo in quell'occasione raccoglieremo asparagi freschi che faremo vedere e saranno anche assaggiare. Gli asparagi a livello mondiale come questo? Sì, dunque è stato fatto un primo tentativo in Francia 4 anni fa, quest'anno in effetti è il primo vero congresso internazionale dell'Asparagus Day, che nell'ottica della fiera di Cesena non è altro che una partenza, perché l'evento è già stato chiesto dai sudamericani, è già stato chiesto anche dai francesi stessi che vogliono ripetere la nostra esperienza, e quindi crediamo che questo sia un punto di partenza. Il Dimitri dell'asparago, per quello di Dimitri, è diventato un format esportabile in tutto il mondo. Sì, ecco, perché abbiamo pensato a un format dell'asparago in ottobre, quando Macfurt, la fiera di Cesena, si tiene a maggio? Ma proprio perché a maggio c'è la coltivazione in atto, c'è la raccolta, quindi gli asparagicoltori non hanno tempo di partecipare, ma soprattutto perché vogliamo vivere questa esperienza degli approfondimenti.
perché questa è l'occasione di mettere tutti attorno al tavolo a discutere di quelle che sono le innovazioni della tecnica di coltivazione, dai sesti di impianto alla precocizzazione, al materiale vivaistico, eccetera, all'acconfezionamento, al marketing stesso e quant'altro è necessario oggi per coinvolgere produttori e consumatori in questa avventura. Grazie Luciano, e adesso andiamo avanti con le interviste. Siamo sempre sulle prove e le ricerche di Lambosid. Qui siamo di fronte a un asparago, che è una particolarità. È l'asparago che quest'anno ha vinto il primo premio a Markfurt per l'innovazione. E questo qui è un incrocio interspecifico fra un asparago sativus e un asparago selvatico. Abbiamo ottenuto un prodotto che garantisce le caratteristiche qualitative dell'asparago selvatico. Voi sapete che l'asparago selvatico è caratterizzato da un sapore molto amaro o amarognolo comunque, ma di pregio ha la resistenza alle malattie. Questo asparago qui è un asparago che non è mai stato trattato, è ancora perfettamente sano, nonostante che quest'anno l'annata sia stata un'annata caratterizzata da notevole piovosità e piogge ripetute che hanno portato nelle alte asparagiaie ad attacchi di ruggine e di stenfigliosi, questo è ancora perfettamente integro e sano. È una varietà molto produttiva, è una varietà che a nostro avviso va molto bene per quel che riguarda l'utilizzo culinario, proprio perché con pochi asparagi si riesce a dare molto sapore a quelli che sono gli alimenti che noi vogliamo preparare. È su questo che Lambosid sta puntando, proprio per sviluppare una nuova linea di prodotti. Il logo di Lambosid, il tuo benessere dai nostri ortaggi, nasce proprio in quest'ottica di creare qualcosa di diverso e qualcosa di nuovo che porti un beneficio alla salute, ma nello stesso tempo abbia caratteristiche particolari da offrire al consumatore. Riprendo un attimo per dire quindi le caratteristiche, ripetere le caratteristiche di questo asparago: la produttività, la rusticità, che è una delle caratteristiche particolari, una varietà dal nome anche particolare, si chiama Scient, proprio per venire a far sapere, far conoscere una novità che oggi credo che nel campo dell'asparago sia molto importante. Stiamo scoprendo delle cose nuove, no? In questo incontro del pomeriggio. Professore, cosa c'è già dell'Università di Bologna? Vabbè, quello che è, insomma, comunque già dell'Università di Bologna, dai via. Ero dell'università, ho lavorato presso l'università. No, fin dagli anni 80, diciamo, cercavamo dei vecchi vitigni e anche qua giù lungo, diciamo, il bosco della Mesola. Della Mesola abbiamo trovato con il vecchio professor Faccioli e abbiamo trovato i vecchi vitigni, diciamo, tra questi la Russiola, che è tipico della zona di Comacchio, delle valli di Comacchio. Non solo i vini delle sabbie, insomma. Ma sì, diciamo che è un vino che va meglio sui terreni sabbiosi rispetto ai terreni normali. È un vitigno abbastanza resistenti alle malattie, un pochino sensibile alla pronospera, però non più di tanto. Come il Busson a Bagnacavallo, che anch'esso era molto resistente, mi pare, no? Sì, sì, il Busson è molto più resistente. Ancora di più, ancora certo. Di più di cose. No, mi scusi se mi permetto, no, le scarse conoscenze che ho del territorio della Romagna e delle Emilia. Sì, no. Ma per continuare sulla Russiola, viene bene, fa un bel prodotto
tutto un bel rosé, diciamo, che adesso naturale, è anche naturale, che è anche di moda, tra le altre cose. Frizzante è la morte della rossiola, va bene con l'anguilla e i pesci un po' grassi, diciamo. Certo. Pulisce bene la bocca. Pulisce, diciamo, bene la bocca. L'anguilla. L'anguilla. Per quanto riguarda la rossiola, tipica di queste zone, infatti l'abbiamo trovata qui nella, in queste zone, tra l'altro anche da Marino, da Colombi, sì, certo, in queste aziende qua. C'è rimasto pochissima cosa, sono rimasti in pochi a produrre questo prodotto. Poche viti anche. Poche viti e poche... Ha un futuro secondo lei? Dunque, il futuro potrebbe essere legato al parco e alla valorizzazione del parco stesso, della zona umide e, diciamo, quelle poche aree che si trovano. Quindi, nella pineta, cioè, di Comacchio verso Ravenna. Potrebbe avere un piccolo futuro per delle aziende agrituristiche, sicuramente non ha per consumo diretto, visto le poche quantità, sì, diciamo. Sì, per le poche quantità e anche per la viticoltura che c'è in queste aree, non c'è una grande viticoltura, infatti, dice, sì, non molto più di quello. No, potrebbe per queste aziende così piccole cose avere un piccolo sbocco. Potrebbe essere usato proprio per l'autoconsumo delle aziende. Vogliamo far vedere la bottiglia tutta intera così? Ecco, guarda, davanti. Bellissimo colore anche tra... Bellissimo, rosé. Sì. Questo è dell'ultimo anno. Quello dell'anno precedente era molto buono ed era un pochino più colorato. Una delle caratteristiche di questo vitigno, come dire, caratteristica è il sapore del fruttato. Sì, è molto fruttato, un po' acidino, molto, però è molto fruttato, molto, sa di frutta, anche di ciliegia, di amarena. Siccome Sandro deve venire all'incontro del progetto Eurovinum a Conegliano, sui colli, sì, di Conegliano, oltre ai vini delle Sambie presentiamo anche... Beh, allora vieni anche a vedere. Ah, volentieri, finché si vuole. Quando... L'1 e il 2 settembre, sabato e domenica, l'1 e 2 settembre. Ci pensiamo. Va bene? Okay. Potremmo. Grazie a voi, al prossimo appuntamento. L'azienda agricola è Miriam Bologna, quindi noi giustamente vogliamo almeno sentire Miriam Bologna. Abbiamo sentito tuo marito, ma è l'altra metà, voglio dire, no? Così. Certo. Come sta andando? C'è un tuo giudizio sulle esperienze che state facendo? Beh, è sicuramente un'esperienza di vita molto stimolante, perché in questa azienda che tenta di rinnovarsi possedendo solo pochissimi ettari di terra, si sta sviluppando tutta una serie di lavori, a partire dalla Mini Rossa, che diciamo che è uno dei prodotti che più saltano all'occhio e fanno pensare all'azienda Lambo Seeds, di cui mio marito, certo, appunto è il direttore. L'animatore e il direttore. E poi di conseguenza per tutte le altre culture che sono ivi presente, pensiamo anche all'asparago, a questo tipo particolare qualità di asparago rosso si chiama? Saint, che a nome di un lago con l'acqua rossa aveva, adesso è... Quindi che c'è comunque chi te poggia, no? Sì. E niente, l'impianto di serre che abbiamo, dove si possono trovare le melanzane sempre di Lambo Seed, alcune tipologie di peperone molto conosciuto. Di tutto e di più. Di tutto e di più. Abbiamo... E poi è la mia... diciamo capo azienda per quello che riguarda tutta la manovalanza per il miglioramento genetico, perché è un lavoro abbastanza impegnativo, eh? È anche molto paziente, perché dopo un po'... Tu non l'avresti. No. È così? Sì, è così, perché diciamo che lui appunto è la mente, ma il braccio vero e proprio qui nell'azienda sono io.
ho anche il valido supporto dei ragazzi ogni tanto quando sono presenti, però diciamo che sono lavori sì non pesantissimi, ma che hanno bisogno di molta cura, di molto, appunto, di molta pazienza, che in genere solo le donne posso dire hanno. Però se non c'è la passione, deve esserci sempre il fuoco della passione. Sì, ecco, ci vuole molta volontà anche nell'apprendere questi tipi di lavori che devono essere svolti in una determinata maniera, e quindi se si ha la buona volontà e ci si applica si raggiunge il traguardo. Ok. Vedi che era giusto sentire anche la voce femminile, no, dell'azienda. Grazie, prossimo appuntamento. Grazie. Arrivederci a tutti.